L'opera sarà realizzata entro 3 anni dal momento in cui sarà appaltata. Questa mattina presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli si è svolta la conferenza stampa di presentazione del dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo collegamento stradale veloce tra l'autostrada A2 del Mediterraneo e la variante alla statale 18 ad Agropoli, la cosiddetta bretella Eboli-Agropoli. Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati gli obiettivi dell'opera e le alternative progettuali studiate. Il dibattito, che ha visto la partecipazione dei vertici dell'ANAS, di amministratori locali, provinciali e regionali, ha offerto l'opportunità di approfondire tutti gli aspetti del progetto, consentendo di evidenziare quelli eventualmente controversi al fine di migliorare la progettazione e condividere l'opera. Presidente, la bretella si farà. Ma certamente, certo, è un'opera necessaria, voluta, pensata, finanziata in parte, quindi bisogna soltanto, diciamo, consumare questa fase doverosa del dibattito pubblico e partire con un'idea che cambierà il destino dei nostri territori. Il destino, ma anche la quotidianità di noi tutti probabilmente. Ma certamente, oggi soltanto per innestarsi sugli svincoli autostradali di Eboli o di Battipaglia, credo che sia notorio, andiamo da un quarto d'ora a mezz'ora e poi c'è tutto il traffico che il sabato, la domenica, il venerdì, insomma, è impossibile e che sta rendendo ormai una meta irraggiungibile quello che a partire, insomma, dalla parte sud, anche dalla città di Pestum, che è un parco archeologico, e poi non parliamo del territorio più a sud che vive ancora di più questo momento di ritardo. La cosa che ci chiedono tutti, i tempi. Da quando è appaltata l'opera? 3 anni.